Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati con Resident Evil 2 parte A di Claire e questo suppongo che sia l'ultimo episodio. Quindi, che dobbiamo fare oggi? Prima cosa dobbiamo scendere di sotto nell'area blu e inserire questa scheda rossa all'interno di una porta che era bloccata, quella che abbiamo visto nello scorso episodio. Allora, dato che tanto qui ci devo ripassare, intanto poso solo questo e qui tornerò successivamente per prendere gli spray medici e la mitraglietta per il boss finale. Ops! Oh, ma non mori? Andiamo. Non come questo sì, giusto un'attenzione rossa. Scusate, un'attenzione arancione, vabbè. Mi lascio così, tanto. No, vabbè, ma tanto ce l'ho gli spray, quindi. Sto a posto, cioè, basta che sto ok, non voglio rischiare di morire. Per carità, no. Allora, qua c'è una pianta. Sì, infatti, lo sapevo che c'era. Questa. La facciamo fuori facilmente. Sì, vai, vai. Ho un'altra, ma non manco proprio quella. Non voglio sprecare munizioni. Adesso, questa è la zona blu, quella con le luci blu. Illuminazione, vabbè, quello che volete. Benissimo, questa è la stanza. Ok, questa, vabbè, sì, scartiamo la lucidità di più. Ah, qua ci servono due impronte, vabbè, lo voglio fare tanto. Se tante volte voglio portare anche le OB, almeno qua ci abbiamo fatto tutto. Perché qua servono due impronte. Una è quella nostra di Claire e poi serve quella di Leon. Comunque non penso che porterò anche la parte B, visto comunque gli scarsi risultati di questa serie qua, insomma. Richiesto un secondo utente, se ho bisogno di qualcun altro per aprire la porta. E sappiamo già chi è. Non ci ha detto Leon. Ok. Allora, qui ci sono delle munizioni e c'è la cartuccia del vaccino, se non sbaglio. Quindi prendiamo questo. Prendiamo anche la cartuccia. Adesso stiamo attenti perché questi zombie si nascondono dall'inquadratura. Ok, bello, bello. Bello e dannato. Sì, intanto accendiamo qua la luce. Ok. Oh, bello zio. Oh, mortacci. È ancora vivo. Te decapito. Tanto c'è un altro, sì. C'è anche un altro là dietro. Dovrebbe. Ecco, lo sapevo. Sono finiti, sì. Sì, sì, questo è morto. Poi qua ci sta il dischetto, sì. E qui dobbiamo mettere il vaccino. Ok. Poi qui c'è un pannello. Interruttore di accensione per il VAM. Vuoi premerlo? Sì. Perfetto, vediamo un po' se c'è scritto. Niente, non mi dà scritto niente. Adesso possiamo tornare qua e prendere il vaccino di base. Ok, preso il vaccino, dobbiamo tornare tutto sopra e inserirlo dentro una macchinetta. Così poi. Bene. Adesso tocca andare tutto su di nuovo. E inserire il vaccino all'interno di un macchinario. Sì, dai, Claire. Ancora stai qua, te.
Ma voglio far fuori anche questo. Lo so che stai là, dai. Ah, ma non c'era più. Vabbè. Ho sparato un fantasma, ok. Contro i zombie vanno più che bene. La balestra è ottimissima. Vabbè, dai. Oh, allontanate. Qui ce ne sono, mi sembrano altri due. Spero le... No, l'ho finito, ok, ok, ok. L'ho fatto esplodere. Un altro? Questo corre pure. Perfetto, allora intanto possiamo inserire il disco mo qui dentro. Nel frattempo, così libero spazio all'inventario. E qui ci passiamo dopo, perché ora devo andare a mettere il vaccino e comunque a prendere tutte le armi e i medikit disponibili. Ok, allora possiamo liberarci della balestra. Ci prendiamo la mitraglietta. No, questo ci serve, sto facendo. 1, 2 e 3, ce li portiamo via. C'ho altro? No. Vabbè, direi che sto a posto così, insomma. Allora, adesso possiamo spostarla subito. Allora, è qui. La macchinetta, se non sbaglio, sta proprio in questa stanza. E infatti, eccola qua. Allora, una macchina per la sintesi del vaccino. Il coperchio è aperto. Il vaccino di base va messo dentro e noi ce l'abbiamo. Sì, teniamo l'interruttore. Adesso abbiamo il vaccino. Ok. E ora l'ultima battaglia. Tanto non c'è più nessuno, adesso possiamo andare tranquillamente. Cioè, speriamo di sì, più che altro, perché ma non mi ricordo se ci sta da fare qualcos'altro. No, no, sì, giusto. Adesso possiamo ammazzare il mostro. E sarà che questo sarà tutto a tempo, questa battaglia. 5 minuti until detonation. Bene. Dai, esci allo scoperto, su. Eh sì, vogliamo attivarlo, ma tanto non abbiamo... Non possiamo attivarli entrambi. Che succede? Ok, allora, adesso io mi vorrei un attimo al proprio carta di inquadratura che... vabbè, ma tu sei troppo cattivo, amico mio. Sei troppo cattivo. Ma abbiamo 3 medikit, quindi non possiamo assolutamente perdere, eh. Vabbè, ma sei proprio stronzo. Sei stronzo, sei stronzo. Ok, 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 ho capito. Ho recepito il messaggio, adesso però...
adesso muterà ancora e questa nuova forma sarà un po' più forte di questa. Non è un Pokémon, ragazzi. Ah, ok, ok. Allora, fammi un po' vedere. Ok, tanto sì. Sono tre. Sì, ma tu devi scendere a terra, bello mio. Perché so tutti bravi a far così. Mi sta mettendo. Eccolo, eccolo. Aspetta, aspetta, aspetta. No! E devo rifare tutto. Ed eccoci di nuovo qua, ragazzi. Mi sono dovuto rifare tutto quanto da capo. Cioè, da capo. Dall'ultimo salvataggio. E mi ero scordato che potevo premere F1 per il salvataggio istantaneo. E infatti, stavolta lo premo subito, perché sennò qua è un macello. Perché comunque lui in questa forma qui, diciamo, è più semplice. Devo stare anche attento a non farmi prendere. Diciamo che è impossibile, perché comunque lui è abbastanza veloce, anche se è grande. Grande, grosso e veloce anche, quindi. Per cui non vorrei che questo salti, non lo vedo. Dai, dai, dai. E mortacci tuo, quanto sei resistente. Ammazza. Perfetto. Qua, mo premo subito F1 qua, perché non voglio sentire storie. Anche perché non me va di rifare tutto un'altra volta, di rimettere la scheda, prima che ci metto. Dai. Siccome lui... mortacci tu, aspetta, 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 dove cazzo vai? Ho capito, ho capito, ammazza, oh! Cioè, con colpo, cioè, tocca stare attenti, perché lui te fa cosa? La chiusa te fa, cioè te chiude un angolo e perdi automaticamente poi. Sì, ma scendi giù però, cioè scendi giù. Oh oh, cioè gli sono andato in bocca. Che coglione che so. Non lo vedo, cioè, guarda che cazzo di inquadratura. Mori, 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 mori. Oh. No! Cioè, ma che... Sì, ho capito, però mi devi far sa. Senti, mi devi far sa per forza. Ma è possibile che non muore questo? Non può rivedere. Non lo vedo, cioè, ma non lo vedo, Cristo. Dove sta? Ah, finalmente. Adios. E adesso possiamo usare l'ascensore. Mazza. Sì, sì, me lo voglio spruzzare lo stesso, perché non si fa mai sapere. Tanto perché è finito il gioco. Ecco perché li sto a sprecare tutti questi spray. Perché sennò no. Cioè, non è che sprecavo per attenzione arancione, insomma. Ok, allora adesso qua è un altro dilemma. Perché qua non mi ricordo esattamente quello che devo fare. Allora, intanto qua mi voglio impostare questo.
Ah, ok, no, sì, è finito allora. Sì, non dovevo fare nient'altro. Se mi stavo a confondere con la parte qui di Claire, che ho già portato sul canale. Se volete andarla a vedere, c'è sia la parte A di Leon che la parte B di Claire. Ora ho portato solo la A. E come ho detto prima, non so se porterò anche la B di Leon. Almeno che non ci sono tanti commenti, tanti like, condivisioni, iscrizioni, che qualcuno mi dice: oh, Slim, porta la parte B di Leon. E io la porto, ragazzi. Se me lo dite voi, sì, la porto. Bellissima scena filmata, intanto. Bella, Sherry, cuccioletta. Sherry, wake up! Wake up! Please wake up! Claire? Bella! It worked! Oh, Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. Echa. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. God has protected you. It will always be with you. Claire. Che gioco, raga. Cioè, questo è proprio un vero gioco survival horror. Comunque, ragazzi, dato che siete in pochi che avete visto i miei video, ci tengo a ringraziare i pochi che l'hanno visto. Quindi, raga, io mo al canale porterò altro. Poi, ripeto, in caso qualcuno mi dirà di portare anche la parte B, porterò anche la parte B. Per il futuro credo di portare altri giochi per la PlayStation 1. Sto pensando a portare Tekken 3, perché voglio sbloccare tutti quanti i personaggi. Poi, oltre Tekken 3, ci sarà anche Dragon Ball Xenoverse e anche Fortnite. Sto pensando di portarlo. WWE 2K19. E poi il resto non lo so. Ovviamente a gennaio uscirà Resident Evil 2 Remake, che porterò sul mio canale. Quindi, ragazzi, se in questo lasso di tempo guardate questi video, iscrivetevi, così almeno potrete essere aggiornati con i nuovi video. Vi saluto e vi ringrazio. Un abbraccio dal vostro StringGamer94. Ciao!